Nello sviluppo della vita dei comuni italiani e poi delle signorie, i principati, nel Rinascimento, si forma sempre una ricchissima società di corte dove la presenza delle donne diventa più essenziale che in passato. La donna di palazzo nel cortegiano di Baldassare Castiglione, che è il grande modello per la cultura cortigiana, insomma, ha un ruolo molto importante, insomma, un ruolo anche nella coltivazione degli aspetti culturali dell'esistenza in cui entra anche la letteratura e non a caso nel corso del Cinquecento, col trionfo del petrarchismo, si afferma una grande esperienza di scrittura poetica femminile di cui parleremo nella prossima lezione. Ma oggi volevo seguire in questa pillola, diciamo, volevo seguire soprattutto il riflesso, no, di questa nuova immagine della donna in forme di letteratura trattatistica che per la prima volta, in modo molto articolato, tendono a difendere il valore e la dignità delle donne nella vita quotidiana, nella vita non solo delle corti, ma anche del mondo mercantile. E quindi c'è una letteratura molto interessante che in gran parte è opera di uomini, insomma, no? Come un certo Galeazio Flavio Capra, che tra il 1525 e il 1526 pubblica un trattato che è una grande fortuna della eccellenza e dignità delle donne. Ma poi a un certo punto questa trattatistica che esalta, no, il valore delle donne all'interno della famiglia, all'interno della vita cortigiana, questa trattatistica passa anche alle donne, comincia a essere scritta anche da donne. Questo soprattutto nella fase avanzata del Cinquecento. C'è per esempio una scrittrice che è stata, soprattutto in ambito veneziano, perché Venezia è la città dell'editoria, la città della stampa, la città dell'industria tipografica italiana più sviluppata, e nell'ambiente del patriziato e del mondo mercantile veneziano, le donne cominciano ad avere un ruolo abbastanza evoluto, diciamo così. C'è un personaggio, una donna che è stata riscoperta soltanto nel tardo Novecento, che si firmava con un soprannome, con uno pseudonimo, Moderata Fonte, Modesta Pozzo, poi sposata ad un Zorzi, nome di nobiltà veneta, la quale ha scritto vari poemi di vario tipo e soprattutto un trattato che però è stato pubblicato solo postumo nel 1600, I meriti delle donne, dove difende fortemente, no, il valore dell'esperienza femminile. Tra 500 e 600 si sviluppa sempre in ambiente veneto, soprattutto, no, questo tipo di esperienza, no, di trattati che difendono le donne spesso anche polemicamente nei confronti della società maschile e misogina. C'è un'altra veneziana, Lucrezia Marinelli, che pubblica nel 600 un trattato, La nobiltà e l'eccellenza delle donne coi difetti e i mancamenti degli uomini, no? Che è un trattato di grande interesse, no? Ma poi forse la più importante di queste scrittrici seicentesche poi è un'altra veneziana, Angela Tarabotti, sono tutti pseudonimi, soprannomi, lei si chiamava Elena Cassandra, sempre Tarabotti, Arcangela, scusate, anzi Tarabotti, che vive nella prima metà del Seicento, è in corrispondenza con personaggi importanti e molto alternativi per il tempo della nobiltà veneziana, come il Loredan, che era capo di un'accademia degli incogniti, dove circolava un pensiero libertino, un pensiero quindi in grande contraddizione con i modelli della cultura e della società di antico regime, e la Tarabotti. È monaca a un certo punto, no? E vive dentro, chiusa dentro un convento, ma dentro il convento scrive delle cose che mettono così in critica lo stesso mondo monacale. C'è un trattato che si intitola Paradiso Monacale, pensate, insomma, no? E una satira
contro un libro di un autore che aveva scritto un trattato contro il lusso donnesco, e lei difende questo, no? E poi appunto è un altro trattato, che le donne siano della specie degli uomini, difesa delle donne, perché insomma nella letteratura, nella cultura misogina, la donna veniva considerata inferiore, diversa dalla specie umana, no? Fino ad un trattato postumo, Tirannia paterna, dove addirittura mette sotto accusa la società patriarcale. Ecco, molte sue opere sono state pubblicate, altre sono apparse soltanto postume, ma insomma, ecco, rivelano per la prima volta un pensiero che potrebbe definirsi protofemminista, naturalmente.